Oggi è un giorno speciale per Banca Sistema. Sono 10 anni da quando la banca è stata costituita. Ricordo 10 anni fa che nello stesso orario mi trovavo a firmare documenti per la creazione di questa banca. Oggi, per festeggiare questo compleanno, abbiamo pensato di festeggiarne anche un altro, quello di Banca Sistema Arte. Infatti, contestualmente con la creazione della banca, è stata anche lanciata l'iniziativa per dare supporto a giovani artisti di creare un modo per consentire loro di esporre le proprie opere in un ambiente all'interno della banca, invitando persone a visitare le loro opere e quindi dando in questo modo impulso alla loro vita professionale. Abbiamo in questi 10 anni avuto più di 80 opere comprate dalla banca, 22 mostre, 35 artisti. Oggi inauguriamo quindi questa nuova esposizione, dove sono stati selezionati fra tutti questi artisti 5 di loro che nel corso degli anni hanno dimostrato, come altri, grande capacità di crescita, dove le loro opere sono cresciute nel tempo in termini di valore e dove il loro nome è diventato importante per l'arte moderna. Frammenti Paesaggio è la mostra collettiva esposta presso il Palazzo Largo Augusta a Milano, sede della Banca Sistema. La mostra vede come protagonisti 5 artisti: Thomas Verra, Elisa Bertaglia, Linda Carrara, Alberto Gianfreda e Thomas Calco. Il progetto Banca Sistema Arte si presenta in chiave differente. Oggi ci troviamo di fronte ad una mostra collettiva di 5 artisti che sono stati selezionati attraverso un'indagine molto selettiva di 35 artisti che avevano già esposto precedentemente presso le sedi della banca. La cosa interessante di questa mostra è che troveremo attraverso le sale il confronto tra la poetica attuale più matura, quindi quella delle opere nuove e più recenti, con la visione di opere precedentemente esposte ed acquistate negli anni precedenti, con una poetica più accademica di sperimentazione. Frammenti Paesaggio è dunque l'espressione progettuale di una mostra che si sviluppa dal piano terra al settimo piano del palazzo. Da questo piano possiamo osservare uno skyline milanese dove si riconoscono profili, sono luoghi, sono come dei paesaggi che si confrontano con le opere contemporanee che a loro volta si dividono in pitture su tela, disegni su carta, sculture e installazioni che sono come dei piccoli frammenti che uniti tra di loro creano un componimento. Curatorialmente si è scelto di dedicare una sala a ciascun artista in modo da creare delle stanze site specific per poter concentrare l'attenzione sul singolo artista. Ciao, sono Thomas Berra e mi trovo a Banca Sistema. La collaborazione con la banca nasce nel 2014 quando sostengono un mio progetto Casa Barata. Per l'occasione di questa mostra, Frammenti Paesaggio, mi sono invece concentrato su uno degli ultimi soggetti che sto portando avanti, dove attraverso la descrizione botanica e scientifica delle piante si arriva a una riflessione sull'accettazione della diversità e sulla resistenza, questo anche per parlare degli esseri umani, ma usando il pretesto delle piante. Ciao, sono Alberto Gianfreda, io ho avuto occasione di lavorare nel 2014 per Banca Sistema in una mostra con 12 gambe di tavolo rovesciate più una, che è questa scultura in tessuto e appunto gambe tornite in legno. E di ritornare adesso con questo intervento del titolo Nothing Else Seems. Sono una serie di vasi, di opere ceramiche, di oggetti ceramici in questo caso che esistono la possibilità di muoversi, di trasformarsi, di cambiare forma e quindi ribaltano tutti i valori della distruzione in una potenziale.
Quando con Martina siamo venute a visitare i nuovi spazi di Banca Sistema, ho notato subito questa piccola sala ufficio, dove questa vetrata mi ha fatto immediatamente pensare a un'opera del 2013, quasi come fosse uno zoom della stanza stessa nell'opera. Così ho deciso di sviluppare la mostra nelle due annate, 2013 e gli altri lavori invece più recenti, 2021. Mi chiamo Elisa Bertaglia e sono un'artista. Con Martina abbiamo scelto di esporre nella Sala Giove una serie inedita di opere realizzate apposta per questo collegamento che c'è in tutto l'edificio, ma in particolare in questa stanza, tra l'esterno e l'interno, grazie comunque a queste finestre ampie e una luce molto, molto intensa e una visuale prospettica sulla città di Milano. Le due serie di lavori sono Brambles e Hic Sunt Dracones, due serie che sono state fatte apposta per questo progetto, pur essendo differenti, comunicano e dialogano insieme in un unicum espositivo. Io mi chiamo Thomas Calco, vengo da Vicenza. I lavori qui esposti nella sala Diana, nella nuova sede di Banca Sistema, rappresentano due serie della mia produzione basate appunto sul contesto un po' attonio della zona, quindi esplorando caverne, rifacendomi molto anche a quelle che sono le sensazioni stesse provate all'interno di questi luoghi. L'altra serie, che ora è esposta frontalmente a me, è una serie di collage intitolati Frammenti. Tanti elementi inizialmente uniti nello stesso foglio, quindi frutto dello stesso materiale, vengono poi, come dire, separati, ritornano puntualmente in quasi tutti gli elementi poi della serie.